Eccoci qui riuniti, buon pomeriggio, bentrovati. Oggi parliamo di una delle carte più controverse dei tarocchi, sia marsigliesi che dei tarocchi che derivano dai tarocchi marsigliesi. Infatti, quasi tutti i tarocchi che possiamo consultare, di cui ci possiamo appassionare, che possiamo studiare, derivano dai tarocchi marsigliesi. Quindi è come se il marsigliese fosse il modello originale che poi ha dato vita a tante interpretazioni. Chiaramente ci possono essere delle carte divinatorie completamente scollegate dai tarocchi marsigliesi, e per quel tipo di carte non vale questo discorso, però per essere completamente scollegate dovrebbero avere una numerazione completamente diversa, dei nomi completamente diversi e sicuramente anche dei significati in comune, ma comunque slegati dalle figure che vediamo nei tarocchi marsigliesi. Invece, gran parte dei tarocchi che derivano appunto da queste carte originarie, hanno praticamente gli stessi personaggi declinati ed interpretati soprattutto a livello iconografico, ma comunque derivano da questa struttura del tarocco marsigliese. Questo è un discorso fondamentale per capire anche le differenze tra le varie carte, tra i vari tipi di tarocco. Per quanto io credo che ogni mazzo di carte divinatorie abbia il suo valore, chiaramente poi può variare la qualità sotto molti punti di vista. Un discorso a parte va fatto proprio per questa carta, che è particolarmente controversa perché in quasi tutte le altre carte derivate comunque dai marsigliesi, questa carta si intitola Morte ed è anche rappresentata in modo molto più didascalico come Morte, come scheletro che impugna la falce. Poi andremo a vedere in che senso questo non è propriamente uno scheletro, non è propriamente in modo didascalico una morte con la falce. A parte questo, notiamo subito che nei tarocchi marsigliesi il nome morte non c'è, ma non c'è proprio nessun nome, quindi questa è definita la carta senza nome per comodità. Un po' come definiamo zero il matto, in realtà non c'è scritto zero, è una questione di comodità e di visione della struttura. In ogni caso qui il titolo non c'è, quindi dire che è la carta senza nome è sicuramente corretto, non aggiungiamo nulla, semplicemente tentiamo di descrivere quello che vediamo. Chiaramente c'è un rapporto comunque con il concetto di morte, però con delle sfumature molto più complesse. E soprattutto in realtà questa è una carta estremamente esplosiva ed energetica, quindi capite che è importante fare questo distinguo, perché altrimenti se la riduciamo semplicemente a un'azione distruttiva e alla fine, della vita, insomma, perde anche molto del suo fascino. Ma andiamo a vedere un attimo, per cercare di capire quali significati porta con sé, anche costruttivi, questa carta, quali sono i rapporti con le altre carte, quindi con le carte che precedono o seguono e anche con le carte all'interno dei tarocchi con le quali questa carta ha un particolare, rispecchiamento. Dunque, abbiamo già accennato nella puntata precedente, qual è il tipo di rapporto che lega la carta senza nome con l'appeso, che è la carta numero 12. Dunque, se l'appeso era costretto a discendere all'interno di se stesso, con questa prospettiva capovolta, e quindi già qui ci troviamo comunque in una fase che non risulta simpaticissima, cioè può essere comunque problematica, è impegnativa, richiede lo sviluppo di una forza interiore, una gestazione che non possiamo delegare ad altri. Per questo sono carte particolarmente ardue, perché non possiamo delegare all'esterno, ci costringono a lavorare all'interno di noi stessi. Quindi, innanzitutto è questo che le lega. E ulteriormente sono legate dal fatto che, appunto, potremmo vedere il territorio nero nel quale sta lavorando il personaggio della carta senza nome, come il terreno contro il quale sbatte la testa dell'appeso. Infatti, se immaginiamo l'appeso come una figura costretta a discendere all'interno di se stessa, immaginiamo anche che ad un certo punto questa discesa finisca, cioè
che l'appeso sbatta contro le proprie fondamenta. Ecco, lui sbatte contro queste fondamenta, si scioglie lo spago che lo teneva legato in questa posizione scomoda, perché è giunto il momento di tornare ad agire. E come? In modo esplosivo, in modo estremo, quasi violento. Infatti si trova in un territorio che pretende questo genere di azione. Non è un territorio delicato e innocente, è il territorio che potremmo definire correlato al nostro inconscio. È un territorio legato alla nostra origine primigenia. È tutto ciò che teniamo oscurato ai noi stessi, perché farlo emergere nella coscienza ci causerebbe gravi disagi. Qui giace tutto ciò che è censurato, che autocensuriamo, ma se siamo qui è perché dobbiamo affrontarlo, dobbiamo affrontare tutto ciò che emerge, dobbiamo affrontare questo territorio incolto e selvaggio e cercare di purificarlo perché da questo territorio possa nascere qualcosa di costruttivo o comunque qualcosa di nuovo. Quindi purificare, tagliare i ponti con il passato. E poi andremo a vedere meglio le varie sfumature di questo cambiamento anche violento. Qual è l'altra carta che vediamo stagliarsi subito dopo alla nostra carta senza nome? Finalmente, dopo queste due tappe comunque drammatiche, comunque difficili e impegnative, che richiedono appunto lo sviluppo di una forza d'animo interiore fondamentale, fondamentale perché poi non potremo proseguire senza, quindi queste tappe, per quanto difficili, sono anche preziosissime. Ecco, una volta che le abbiamo affrontate, però finalmente, ecco una carta, riprendo un attimo la carta senza nome, ecco finalmente una carta invece più dolce, stabilizzante, parente dell'imperatore, perché l'imperatore era il 4 e questo è il 14, è il parente celeste della stabilità dell'imperatore, è una stabilità spirituale, quindi mobile. Paradossalmente, perché è capace di riequilibrare, ovvero dove c'è mancanza va, come dire, a riempire e dove c'è sovrabbondanza va ad eliminare. In ogni caso riequilibra. Quindi, se in questa fase ci sono stati degli scontri, ci sono state delle inevitabili ferite che ancora sono infiammate, purulente, sanguinanti, in questa fase finalmente troveremo un po' di pace e, come dire, ci sarà una forza, che potrebbe anche essere la nostra forza interiore di autoguarigione, perché il nostro corpo, quando guarisce, comunque è lui stesso a guarire. Altrimenti non ci sarebbero persone che da alcune malattie guariscono e altre che non guariscono. È misterioso, questo procedimento. Anche se supportato da farmaci, assolutamente dalla medicina, comunque è sempre il nostro corpo alla fine a compiere questa guarigione. Seppur supportato, cioè senza la collaborazione del nostro corpo, il miracolo della guarigione non avviene. Quindi questo essere angelico potrebbe semplicemente essere una parte di noi, oppure potrebbe anche essere una persona, un'entità, un'azione del mondo, un'energia presente all'esterno che ci viene in soccorso e che ci aiuta a riequilibrare. Quindi il rapporto tra le due è appunto il soccorso dopo questa azione violenta, andare a riequilibrare una situazione che comunque fino a un momento prima, all'interno della carta senza nome, era comunque estrema. Perché è necessario che sia estrema? L'altra carta fondamentalmente legata alla carta senza nome è la carta dell'imperatrice, la numero 3. Se la carta senza nome è il 13, l'imperatrice è il 3, quindi sono lo stesso numero a gradi differenti. In gradi differenti. Potremmo vedere questo rapporto incarnato nella figura di Persefone. Una figura molto affascinante perché che cosa fa la nostra Persefone? Per 6 mesi sta con sua madre e incarna lo spirito della primavera, quindi porta la primavera. E per gli altri 6 mesi, quando la primavera non può essere in corso, diciamo, perché c'è bisogno del susseguirsi di tutte le altre stagioni, giustamente, ecco, durante i mesi freddi la nostra Persefone non è che è inattiva, non è che sta lì a rigirarsi i pollici. Persefone è regina degli inferi, è moglie di Ade, quindi è sempre in una relazione fondamentale con qualcuno, quindi figlia di Demetra, e quando è figlia di Demetra,
Poi chiaramente lo è sempre, e questo è il punto, è sempre figlia di Demetra ed è sempre moglie di Ade. Quindi le sue due nature, il fatto di essere regina degli inferi e regina della primavera, nel senso portatrice della primavera, sono sempre validi questi due ruoli, però lei li mette in atto quando c'è bisogno di metterli in atto. Cioè quando arriva la primavera, lei incarna la primavera. Agisce come primavera, ma non smette di essere la moglie di Ade, ovvero nella primavera comunque è necessario che ci sia la presenza della morte, ovvero che prima dell'avvento della primavera ci sia stata comunque una potatura, una morte, altrimenti non ci sarebbe potuta essere questa rigenerazione e viceversa. Quindi, la natura della carta senza nome, che è comunque legata anche alla morte, anche se non si può ridurre solo a questo, solo alla mortalità fisica e materiale, è strettamente legata alla vitalità primaverile dell'imperatrice. Inoltre, entrambe sono strettamente legate all'energia dell'adolescenza. Poi voglio approfondire meglio in che senso per la carta senza nome, ma abbiamo già detto che per quanto riguarda l'imperatrice, è un'esplosività adolescenziale in quanto non c'è stata un'esperienza pregressa, quindi si muove guidata dall'istinto. E si muove guidata dall'istinto giustamente, perché altrimenti non avrebbe quella freschezza creativa che la contraddistingue e che contraddistingue anche la primavera. La stessa cosa si può dire appunto per la carta senza nome, ma dal punto di vista distruttivo anziché costruttivo. Ma poi andiamo a vedere in che senso questa distruzione è comunque necessaria? In che senso questa distruzione adolescenziale è positiva? Ed è comunque legata anche alla costruzione che verrà dopo, ed è necessaria la costruzione che verrà dopo, perché se non si distrugge ciò che è obsoleto, insomma, il terreno sul quale bisogna edificare sarà sempre occupato da quell'edificio obsoleto. Da quella vegetazione rinsecchita, bisogna prima pulire per poi poter piantare qualcosa di nuovo e permettere al nuovo di crescere. Ma c'è un'altra carta ancora che è legata alla carta senza nome. Questa carta è il matto. Perché? Perché se noi guardiamo attentamente la carta senza nome accanto alla carta del matto, ci rendiamo conto che l'una potrebbe essere la versione a raggi X dell'altra. Cioè, vedete che sono proprio nella stessa, hanno la stessa postura, gli strumenti che impugnano, cioè in un caso è uno strumento di lavoro, nell'altro è uno strumento che supporta durante il cammino, quindi un bastone, sono inclinati nello stesso modo. Quindi c'è un rapporto molto interessante tra le due. Questa abbiamo detto che è l'energia primigenia e qui abbiamo appena detto che si tratta di lavorare su un territorio che ci ricollega a un territorio appunto primigenio, sempre primigenio, preverbale. Quindi in questo caso c'è l'energia vitale. Nel caso della carta senza nome, si tratta invece di purificare questo rapporto con la nostra esistenza. Perché in questo magma nero vediamo emergere i resti di tutta la nostra, di quella che è la nostra esperienza, della nostra rielaborazione, del nostro vissuto e quindi anche di tutte quelle forme di censura, di dipendenza, di autorità interiorizzata che ad un certo punto necessitano di essere debellate, per ristabilire appunto la purezza di quella relazione con la nostra stessa esistenza, quindi una relazione libera e diretta che ha bisogno ogni tanto di essere purificata. Quindi, riprendendo questi concetti e cercando di estenderli, guardando meglio la carta, che cosa vediamo? Vediamo questa figura che effettivamente non è proprio uno scheletro, come abbiamo appena visto, tentando di sovrapporre alla carta del matto, anche perché guardate bene la testa. È vero, noi vediamo l'interno e vediamo questo scheletro, tra l'altro con una forma particolare, particolare, quasi come fosse, composto da più scompartimenti segreti, però vediamo anche il profilo di un essere umano.
Quindi vediamo il profilo della carne, proprio come se fosse appunto una visione RGX. Si vede anche poi il contorno della persona fatta di carne, non soltanto il suo scheletro, perlomeno il perimetro carnale lo vediamo, quindi non è proprio uno scheletro che ha preso vita, è un essere umano, con una forma comunque un po' inquietante, che noi abbiamo il privilegio di vedere. Appunto in trasparenza. Notiamo che ha una forma quasi aliena, con una grande cassa toracica, quindi che comunque è rosa carne, quindi la sua umanità e anche la sua emotività comunque sono molto sviluppate. Questo potrebbe indicarci che per poter effettuare questo lavoro dentro noi stessi, che può anche essere un lavoro traumatico, comunque molto impegnativo, forse è necessario prima aver sviluppato una maturità emotiva, aver sviluppato la propria apertura dal punto di vista delle emozioni, dell'emotività, dell'intelligenza emotiva, ma anche dal punto di vista dell'empatia, della compassione umana, cioè avere accumulato esperienza umana. Infatti vediamo che è come se avesse tantissime costole, cioè è proprio abnorme questa cassa toracica. Soltanto con questa grande esperienza umana, con questa capacità di comprensione umana, possiamo affrontare questo stadio in modo salutare, senza essere inutilmente violenti, perché comunque qui c'è della violenza da esercitare, senza essere inutilmente, distruttivi, ma cercando di esserlo in modo benefico, come chiaramente risulta distruttiva una potatura. Però grazie alla potatura si smette di destinare l'energia verso delle estremità magari rinsecchite e quindi l'energia poi esplode nuovamente gettando nuovi piccoli rametti giovani e freschi. Quindi questa azione è utile per non disperdere energia sicuramente. C'è bisogno di questa maturità emotiva che tra l'altro è ribadita da questo dettaglio delizioso. Infatti il nostro essere particolare indossa una gonnellina spirituale collegata alla sua spina dorsale, sempre spirituale azzurra, comunque corredata da giunture rosse, quindi di azione. Quindi si tratta di un'azione, di un lavoro che richiedono il tornare ad essere in contatto con la propria essenza, con la propria struttura simboleggiata dalla struttura ossea, quindi tornare alle nostre basi, a ciò che per noi è essenziale, alla nostra autenticità basilare, e soltanto con questa impugnare la forza anche distruttrice e intelligente, comunque, di questa falce che distrugge, ma distrugge con un'intuizione spirituale, con un intento comunque spirituale, anche se la lama è attiva. Quindi questa distruzione può avvenire anche a livello materiale, nel senso che materialmente magari si interrompono dei rapporti, si recidono dei rapporti, oppure si fanno le pulizie di primavera, quindi materialmente si decide di buttare qualcosa, di fare un nuovo spazio proprio a livello materiale. Ma comunque l'intento alla base, prima di essere materiale, è di natura spirituale e nobile. Non è un impulso animale e carnale. Cioè questa carnalità ci serve perché noi dobbiamo agire nel mondo, ma la spina dorsale che muove tutto, appunto, è collegata ad un'intenzione spirituale e nobile. Ma stavo dicendo, mi sono persa via nel discorso, che all'interno di questa gonnellina spirituale, come la spina dorsale, abbiamo anche un cuoricino, quindi si ribadisce comunque la maturità emotiva di questo personaggio. Cioè il fatto che sia fondamentale, prima di impugnare questo strumento distruttivo, avere integrata in sé la capacità di amare. Quindi deve essere una distruzione comunque motivata da un amore. Amore comunque, ripeto, spirituale, azzurro, non è l'amore passionale adolescenziale rosso, per quanto questa carta sia adolescenziale, ma in che senso è adolescenziale? Qui riprendo il concetto dell'adolescenza. Allora, abbiamo detto che è una carta di pulizia, giusto? Ecco, ma che cosa stiamo pulendo? Perché
vediamo che stanno crescendo delle piantine, ma queste piantine potrebbero già essere la nuova vita che emerge, e così anche questi arti potrebbero non essere gli arti che sono stati tagliati durante il lavoro, potrebbero proprio essere nuovi arti che emergono, anche se alcuni sono un po' deformi, un po' strani, incompleti, però potrebbe già essere il primo sintomo di una nuova vita, di una trasformazione che sta avvenendo. Ma allora che cosa abbiamo tagliato? Abbiamo tagliato due teste. Testa della regina, testa del re. Quindi c'è stata una rivoluzione. Questa è la carta della rivoluzione. È una carta estremamente legata al potere. Potere in senso didascalico, che potrebbe essere potere istituzionale, quindi questa potrebbe essere la rivoluzione russa, la rivoluzione francese, qualsiasi tipo di dissenso, di protesta attiva, quindi ecco, non paragonabile all'attivismo digitale, no, qui si impugna la situazione, e ci può essere anche della violenza necessaria, per poter sovvertire l'ordine costituito, l'ordine istituzionale. Però più simbolicamente, questi potrebbero anche essere i nostri genitori che abbiamo interiorizzato come figure autoritarie, e quindi qui arriva il momento di detronizzarli, di decapitarli dentro di noi. Non sono più loro il nostro re e la nostra regina, siamo noi il nostro re e la nostra regina integrati dentro di noi, e quindi diventano questa madre, questo padre, due archetipi comunque presenti dentro di noi, ma purificati da questa anche responsabilità inutile che non dovrebbero avere di autorità interiorizzate, che invece siamo chiamati, come dire, a prendere su di noi, cioè questa responsabilità siamo chiamati a prenderla sulle nostre spalle, smettere di delegare a queste figure comunque esterne, che fanno parte chiaramente del nostro percorso, ma che ad un certo punto dobbiamo riconoscere essere diventate obsolete e limitanti. Questa è la carta in cui si riconoscono tutte quelle barre contenitive che sono necessarie, per esempio durante l'educazione, lo sviluppo, poi bisogna vedere, ma comunque è chiaro che delle barre contenitive, concettuali o materiali sono necessarie. Però ad un certo punto, quando la maturazione è avvenuta in sicurezza, diciamo così, è anche il caso di toglierle queste barre. Non ha alcun senso credere di essere ancora dei cuccioli indifesi e di dover dipendere ancora dalle proprie figure genitoriali o dall'autorità di figure esterne che avevano il compito di proteggerci. Ecco, arriva un punto per cui ogni legame di dipendenza diventa limitante e pericoloso, e quindi va reciso, perlomeno nella sua natura di legame di dipendenza. Questo non significa non parlare più con i propri genitori. Si interrompe il legame di dipendenza e paradossalmente nasce un nuovo legame purificato da questa responsabilità ormai obsoleta. Quindi una carta assolutamente di indipendenza, per questo adolescenziale, e adolescenziale secondo me in modo più positivo rispetto all'imperatrice, perché secondo me nell'imperatrice la sfumatura adolescenziale è più fastidiosa, perché si tratta di un impulso, sì, costruttivo, apparentemente positivo, ma il suo essere adolescente la rende poco lungimirante, rende la sua saggezza limitata, proprio perché ha bisogno di essere istintiva. Invece l'adolescenza della carta 13, dell'arcano 13, io la trovo stupenda, perché è in adolescenza che noi non sopportiamo tutto ciò che è ipocrita. Per gli adolescenti intelligenti, chiaramente, non c'è niente di più insopportabile dell'ipocrisia degli adulti. L'adolescente ha bisogno, ed è per questo che è così insofferente, di autenticità. Ha proprio un istinto naturale per tutto ciò che è autentico e fresco, per ciò che non tenta di mascherarsi per ciò che non è. Mentre noi adulti siamo gli esperti della diplomazia, dell'ipocrisia, del compromesso, l'adolescente è o tutto o niente. Con questo non voglio dire che in assoluto l'atteggiamento adolescente del tutto o niente, del non voglio scendere a compromessi, sia l'ideale. Però c'è da riconoscere che in questo c'è qualcosa di meraviglioso, cioè il rigettare l'ipocrisia
l'essere sensibile all'autenticità è una qualità che soprattutto in momenti critici è assolutamente salvifica. E qui c'è quello stesso tipo di istinto per tutto ciò che è posticcio, che è ipocrita, viene eliminato perché non si può più destinare la propria energia inviandola a questa scorza di ipocrisia. Che questa ipocrisia venga da noi o dall'esterno, rappresentata da rapporti esterni. In ogni caso, l'azione è impietosa, viene eliminato, eliminare, eliminare tutto ciò che è inutilmente parvenza. In questo caso, l'adolescenza, la sfumatura adolescente, io la vedo assolutamente positiva. E se vogliamo lavorare con questa carta, io consiglio proprio di tornare in contatto con quella parte adolescente di noi che si indignava per l'ipocrisia, che non sopportava le pantomime adulte. E chiedere a quell'adolescente se sarebbe orgoglioso di noi oggi o se ci riderebbe in faccia per quanto siamo diventati falsi e codardi. Poi chiaramente dipende anche dal tipo di adolescenti che siamo stati. Vediamo anche uno strumento musicale, cioè un osso che potremmo concepire come simbolo di morte, quindi potremmo inquietarci nel riconoscere queste ossa che emergono. In realtà questo osso ha dei forellini, quindi ci parla anche di musica, di trasformare in strumento musicale e creativo quei resti del nostro passato che sono appunto ridotti all'osso. Vediamo poi emergere, appunto, come dicevo prima, come anticipavo prima, da questo territorio, due tipi di erba, di fogliame. Uno è giallo e l'altro è blu. Quello giallo ci parla di un'intelligenza, la stessa che dobbiamo impugnare per utilizzare questo strumento che permette di recidere, quindi intelligenza solare. L'altra erba è blu, quindi ricettività, comunque in contatto anche con la nostra vita materiale. Infatti non è un'erba azzurra, ma c'è già molto azzurro nella nostra azione, nel nostro agire, nel nostro intento. E ciò che crescerà però sarà, diciamo, questo azzurro chiaro legato all'alto, all'ispirazione che arriva dall'alto, appunto nascerà incarnata però nella terra e quindi blu, più scura, la spiritualità che diventerà materiale, si incarnerà nei nuovi prodotti di questa terra, di questo magma primigenio nel quale comunque noi siamo sempre immersi, ma che non abbiamo sempre il coraggio, di affrontare, giustamente, anche giusto così. Non possiamo sempre vivere scarnificati, brandendo la falce della morte. Quindi, appunto, questa carta è un apice, è un'esplosione. E vale la pena, quando ci si rende conto di essere in questo stadio, viverla fino in fondo, affrontare fino in fondo la sfida che ci propone, che ci impone. Così la permanenza sarà forse prolungata, però poi i frutti che emergeranno, la nuova vita che poi sarà possibile costruire, sarà ancora più rigogliosa e più significativa. Bene, io mi fermo qui. Spero di essere stata esaustiva nel cercare di descrivere comunque la complessità di questa carta, che appunto è legata tantissimo alla nostra capacità di trasformazione, di ribellione, di indipendenza. Queste sono le caratteristiche principali. Ci vediamo con la prossima puntata dedicata ad una carta decisamente più tranquilla, più stabilizzante, l'abbiamo detto prima, quindi con la temperanza che ci guarirà le ferite. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale, vabbè, le solite banalità che devo ricordare, perdonate il tedio. E poi se siete interessati ad una lettura, chiaramente potete contattarmi, trovate tutti i riferimenti in calce. No, mi inquietava questa mano gigante davanti, una di queste mani che emergono dal fondo buio e nero della morte. Ci vediamo.